19 marzo scorso. Il Papa venuto dalla fine del mondo è pronto per aprire un'altra frontiera. Un clic su un tablet e la prima immagine di Francesco si fa spazio su Instagram, social network basato sulla condivisione di foto. In 48 ore i follower dell'account Franciscus superano 1,5 milioni. Quel 19 marzo ricorre l'inizio del ministero del Papa e la foto che lo ritrae raccolto in preghiera con i commenti che si moltiplicano di fianco è in realtà l'ultima di una serie di istantanee che la memoria collettiva ben più grande dei database di tutti i social conserva di un pontificato che ha fin qui avuto nella forza dirompente dei gesti e delle parole del suo protagonista una delle sue caratteristiche più universalmente riconoscibili. Il Papa che sceglie di vivere a Santa Marta invece che nel Palazzo Apostolico, che dalla piccola cappella della sua residenza, come un parroco, fa conoscere ogni mattina un pezzo del suo magistero che attrae il mondo, che dà il primo spazio a chi è scartato perché è malato o anziano, che parla con affetto inaudito dei nonni e del nonno speciale a lui più vicino, che quando sceglie di uscire per la prima volta dal Vaticano non lo fa per incontrare i potenti di un grande paese, ma i senza patria dell'isola di Lampedusa. Signore, in questa liturgia, che è una liturgia di penitenza, chiediamo perdono per l'indifferenza verso tanti fratelli e sorelle. Ti chiediamo, Padre, perdono perché si è accomodato e si è chiuso nel proprio benessere che porta all'anestesia del cuore. Ti chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi. Lampedusa è quasi un manifesto del pontificato. Papa Bergoglio è un pastore che sorprende perché è un uomo dalla fede libera. Sogna una chiesa povera per i poveri e la vuole in uscita perché la fede non è cosa per cristiani da salotto. Ne apre le porte come la tenda di un ospedale da campo e ricorda in modo martellante a chi la guida di averne addosso l'odore delle pecore e non l'aura sofisticata e distante di un principe. Le udienze generali di Francesco sono sempre una festa di popolo, le sue omelie e delle liturgie solenni spesso vivificate dal commento a braccio che buca anche i media più distratti. E quando arriva il periodo forte dell'anno liturgico, il triduo pasquale, di nuovo non sono i marmi di San Pietro, ma le panche della cappella di un carcere a vederlo inginocchiato a lavare i piedi che nessuno sfiorerebbe. Lavarò oggi i piedi di 12 di voi. Ma in questi fratelli e sorelle sono tutti voi, tutti quelli che abitano qui. Voi rappresentate loro, ma anche io ho bisogno di essere lavato dal Signore. E per questo pregate durante questa messa perché il Signore anche lavi le mie sporchizie, perché io diventi più schiavo di voi, più schiavo nel servizio della gente come è stato Gesù. 3 anni di pontificato si possono raccontare con 1,000 scatti che farebbero felici i collezionisti di Instagram. Il viaggio in Terra Santa con l'abbraccio al patriarca ortodosso Bartolomeo I e la visita in Turchia per gettare un ponte di fraternità con l'Islam. La preghiera di pace per la Siria e quella per il Medio Oriente in Vaticano assieme a Shimon Peres e Abu Mazen. Il volo in Asia fino a raggiungere i disastrati di Tacloban sfidando l'ennesimo tifone sulle coste filippine. Ma anche 2 sinodi consecutivi per ricomprendere il disegno divino sulla famiglia e un programma di riforma per cambiare, risanare, rilanciare la Curia Romana e tutti gli organismi vaticani. E sempre, ogni giorno, lo stesso messaggio all'umanità, scaturito dal primo Angelus e dilatato fino a farne il cuore di un anno santo. L'essere di Dio è misericordia. E per questo in quest'anno dobbiamo aprire i cuori, perché questo amore, questa gioia di Dio si riempie, ci riempie a tutti noi di questa misericordia. Il Giubileo sarà un tempo favorevole per la Chiesa
se impareremo a scegliere ciò che a Dio piace di più, senza cedere alla tentazione di pensare che ci sia qualcos'altro che è più importante o prioritario. Niente è più importante di scegliere ciò che a Dio piace di più, cioè la sua misericordia, il suo amore, la sua tenerezza, il suo abbraccio, le sue carezze.